Nel frattempo, un carissimo collega genovese, il professor Federico Vedarida, mi fece intravedere la possibilità di studiare i cristalli nelle loro superfici per capire il concetto di crescita. Quindi i cristalli non sono edifici senza finestre, hanno le finestre sono le superfici che guardano il mondo esterno con cui interagiscono. La cosa fu un colpo di fulmine praticamente, nel senso di scoprire un mondo in cui i cristalli non erano morti, ma nascevano, crescevano, potevano anche morire naturalmente, fece un effetto incredibile su di me e feci domande immediatamente per andare a lavorare come borsista nel centro di ricerca sulla cresta cristallina che c'era a Marsiglia, forse il più grande centro di ricerca europeo del momento sulla cresta cristallina, perché aveva 150 persone. Era misto CNR, Facoltà di Scienze, diretto dal professor Kern, che era un alsaziano di ferro, letteralmente d'acciaio, sarebbe meglio dire, che su invito del ministro fondò questo centro a Marsiglia per delocalizzare la ricerca in Francia, che era concentrata quasi tutta a Parigi. Io fui uno dei tanti che partecipò a questa grande partita, andando come giovane studente, giovane perché avevo 33 anni, tutto sommato non si può dire che fosse anziano, a imparare il mestiere. E mi trovai di fronte ad un popolo di persone che venivano da diversi paesi, la parte ovviamente francese, i quali conoscevano dei cristalli allora tutto quello che si poteva conoscere, dal punto di vista dell'interazione con il mondo ambiente. Quindi come farli crescere, come modificare l'habitat, le proprietà cristalline di volume e di superficie, per soddisfare a bisogni di carattere industriale, per esempio, e non solo industriale, ma di ricerca di base. Quindi tutti questi miei cari colleghi, coetanei e non, mi diedero la possibilità di formarmi una cultura nuova, che per me non esisteva, ricominciai a studiare. Non dico da zero, ma ci manca poco, la formazione in fisica ti aiuta in queste cose, perché piuttosto elastica da questo punto di vista, e nel giro di poco tempo mi diventai domestico su queste cose, no? E pian piano pensai al ritorno, dice cosa farò al ritorno. Nel frattempo qualche mio tesista di allora si accostò a quello che facevo e mi vennero dietro. In un modo o nell'altro poi mettemmo in piedi un gruppo di ricerca, piccolo naturalmente, ma molto preparato, perché tutti fecero il loro turno a Marsiglia come esperienza. Li mandai tutti quanti in modo o nell'altro con borse di studio favorite dalla Francia, dalla NATO, dall'Italia stessa, per imparare il mestiere. A bottega, insomma, il concetto era questo, si andava a bottega e si imparava questo.